Ciao a tutti da Teschi81, oggi parliamo di Lyra 5.4, Unreal Engine 5.4. Infatti mi sono preso un pochino di tempo per rivedere un pochino il progetto, ricostruirlo un pochino e modificare i bug, sistemarlo un pochino e ottimizzarlo. E ciò è combaciato con l'uscita appunto del nuovo progetto, quindi ho deciso appunto di fare il passaggio e possiamo anche andare a vedere oggi qualche novità che hanno aggiunto e appunto la risoluzione dei bug e l'ottimizzazione appunto di tutto il sistema che abbiamo visto fino a oggi. Quindi vediamo subito rapidamente che cosa ci offre il sistema Lyra come novità. Se guardiamo appunto la schermata del front-end, tolta la character selection che tra un po' la andiamo a vedere, che abbiamo creato noi, per chi non avesse seguito il tutorial, tutti i nostri tutorial l'abbiamo creato nei tutorial precedenti, e la schermata di selezione delle armi. Tolte queste due qui, abbiamo appunto un nuovo tasto che si chiama Show Replay, che sinceramente non ho ancora visto, però penso faccia vedere appunto qualche frame, qualche piccolo frammento dell'ultima partita che abbiamo giocato o qualche frammento appunto comunque generale dell'ultima partita giocata. Questo qua è una piccola novità che poi magari andremo a vedere una volta finito tutto il percorso, magari nella sezione extra. E poi possiamo vedere direttamente altre novità di Lyra prima di passare appunto alle cose che abbiamo aggiunto noi. E come vi dicevo, possiamo andare a cercare magari direttamente i livelli, perché vi faccio vedere direttamente dai livelli che cosa è stato aggiunto. Allora, è stata aggiunta, tanto per cominciare, che vi segnalo appunto una firing range, che è un po' diciamo un sistema come quello che abbiamo creato noi, un pochino più blando. Diciamo che il nostro è un po' più corposo ed è stato creato meglio con un sistema migliore che ora poi vi faccio vedere per farvi capire un attimino le differenze e perché non abbiamo noi creato in questo modo. Poi andando avanti possiamo dare un occhio appunto a questa interaction map, che è appunto una mappa dedicata all'interazione e non all'inventario, anche se è molto simile a quella dell'inventario, ma come vedete ci sono delle specie di sedute, cosa molto particolare, una piccola chicca che volevo dirmi, poi magari mi dite la vostra appunto nei commenti, che qualche tempo fa, prima che uscisse l'area 5.4, quindi ancora prima che venisse fuori queste diciamo sedute, mi è arrivato un messaggio nei commenti, se volete andarlo a vedere nei commenti passati, appunto, che mi chiedevano: ma è possibile sedersi con il tasto interazione all'interno dell'Aira? E io ho risposto: sì, non c'è problema, vedremo le interazioni nei prossimi tutorial. Insomma, poi non mi è stato più aggiunto niente. E ho ritrovato appunto questa cosa stranamente, veramente strana, all'interno appunto del nuovo progetto che è uscito a distanza, credo, di un mesetto, 2 mesetti, appunto, da questo messaggio. Obiettivamente non ci si può sedere, perché se voi vi avvicinate appunto c'è il tasto interazione, come vedete è stato aggiunto anche una sorta di widget come avevamo fatto sempre in questa puntata del tutorial, che era stato aggiunto in realtà per eliminare le armi, però il sistema è diciamo più o meno lo stesso, e poi non ci si può sedere, quindi insomma magari poi più avanti andremo a vedere come sedersi e rispondere appunto chiaramente a questo messaggio e portare a termine anche quest'altra sezione che è stata appunto creata dagli sviluppatori dell'Aira. E altra chicca appunto che vi dicevo, perché la prima appunto era riguardante questo Firing Range, che è stato creato un pochino come l'avevamo creato noi, come dicevamo, e poi andremo a vedere appunto le differenze. Poi un'altra cosa che possiamo andare a vedere, hanno sempre migliorato un pochino la sezione invece dell'inventario.
ora un po' diversa perché io comunque ho già un pochino lavorato seguendo appunto i miei appunti e che poi abbiamo anche già visto negli scorsi tutorial, hanno migliorato alcune cose che avevamo già trattato anche noi, quindi se avete seguito il tutorial dovreste già comunque averle allo stesso punto migliorate e in realtà noi abbiamo migliorato molto di più di quello che hanno fatto loro, quindi se volete appunto seguirlo meglio il tutorial, come vedete avevamo già fatto del lavoro, se voi avete appena iniziato con il Lyra qui non dovreste neanche vedere le immagini, quindi insomma l'unica cosa fondamentalmente che hanno migliorato è l'uscita, che prima una volta che eravamo all'interno dell'inventario bisognava cliccare all'interno dell'inventario e poi cliccare Esc, invece ora basta entrare e uscire. Questa è una delle cose che avevamo già anche visto noi. E poi direi che altre cose fondamentali nuove per il nostro sistema non ce ne sono, se mi vengono in mente ne parliamo comunque più avanti. Diciamo che le novità sono appunto questa schermata di interazione, hanno migliorato un po' l'inventario, c'è questa sorta di firing range e poi hanno anche creato appunto questo show replay. E queste sono tutte le novità che adesso mi vengono in mente, poi sicuramente andando a vedere magari video introduttivi sull'Aira 5.4 ci sono anche cose più interne che sono state migliorate, che magari ora così al volo non riusciamo a vedere. Poi altre cose che vi faccio vedere, iniziamo a vedere un pochino le cose che ho migliorato io. Come ultima vi faccio vedere però appunto questa sezione di firing range, li abbiamo entrambi nella nostra schermata di selezione delle mappe, questo è quello che abbiamo creato noi, che ho totalmente rifatto esteticamente. Però non cambia nulla a livello di programma, diciamo, di programmazione. E poi abbiamo questo test che invece è stato creato appunto dagli sviluppatori Lyra. Allora, la grossa differenza per il quale poi abbiamo fatto una questione, diciamo un sistema un po' più corposo, è il fatto che loro hanno semplicemente inserito dei player start, ci sono due squadre, una rossa e una blu, e quando tu inizi, diciamo, hai questa sezione in cui puoi provare le armi, tra virgolette, anche se ora non ci sono armi, ma si possono inserire o le potete scegliere. E come vedete, gli omini sono fermi. E se andiamo appunto a far fuoco, scusate se mi lago un pochino, ma c'è tanta roba, con la registrazione accesa ovviamente non funziona granché bene. Proviamo un pochino da più distante senza mirare, magari mettiamo un attimino unlit, vedere se funziona un po' meglio. E sparando comunque ci dà un riferimento, anche se ora non lo vediamo, poi provatelo voi, ci dà un riferimento dei danni. Quello che non si può fare è suddividere le squadre rossa dalla squadra blu, quindi non possiamo scegliere un punto di spawn predefinito. Ecco perché non possiamo fare un vero e proprio firing range, un vero e proprio poligono di tiro. Ed è il motivo principale per il quale adesso vi faccio vedere come è costruito il nostro e come l'abbiamo appunto impostato. Per il resto in questo quadro non c'è altro, c'è solo appunto la possibilità di vedere le due squadre e di spawnare in un punto casuale. Se noi invece torniamo nella nostra mappa, invece andiamo su play, test level, qua abbiamo a disposizione tutte le nostre armi. Sponiamo nel punto che decidiamo noi, quindi siamo dall'altra parte del vetro, e da questa parte del vetro diciamo che abbiamo tutti i nostri bot con tanto di misurazione. E se spariamo, appunto, abbiamo anche un riscontro sui danni. Se volete vedere questo tutorial, se non l'avete visto, lo trovate nei capitoli precedenti. Abbiamo una sorta di crash test. Nell'altro sistema creato dall'Aira praticamente hanno messo i player start, come dicevo, e non hanno inserito la nav mesh, quindi i personaggi non sanno, sono tutti bot, non sanno dove muoversi e rimangono fermi. Mentre qua abbiamo proprio creato dei manichini crash test che sono indipendenti dal sistema Lyra.
e quindi li possiamo semplicemente utilizzare, mettere degli omini o dei bersagli, quello che volete. Abbiamo appunto il nostro riscontro e le armi sono molto molto, molto precise. Come vedete, una delle cose che volevo parlarvi dopo, ma ve la dico subito, una cosa che ho fatto di importante è stato appunto ricostruire tutte le armi. Come vedete, non uso più le armi che abbiamo scaricato dal marketplace, ma le ho ricostruite per una semplice questione di mira, che è molto più semplice gestirla. E appunto per questioni appunto tecniche, poi ne parliamo magari meglio un po' più avanti quando entriamo nel dettaglio delle modifiche che ho creato. E un'altra cosa che ho creato nuova appunto sono i mirini. Come vedete ho fatto un sistema diverso, molto molto preciso. Anche se forse un pochino più brutto rispetto a quello in tempo reale come avevamo fatto, però funziona decisamente meglio. Poi, semmai, se avete bisogno di spiegazioni per come crearlo, scrivetemi nei commenti e creo un video apposta. Diciamo il sistema che avevo detto inizialmente di non voler creare, quindi fatto con i widget invece che con le telecamere. Poi vedremo appunto che non ci sono appunto telecamere di scena, ho rimosso tutti gli ADS e soprattutto ho creato un sistema per il quale ho risolto tutti i bug, perché prima poteva succedere che appunto se qualcun altro nel quadro mirasse con il mirino da cecchina e l'avesse preso prima di voi, mirando voi avreste visto appunto il suo mirino e non il vostro, e poi tutta un'altra serie di bug che magari più tardi ne parliamo. Ok, queste qua sono due modifiche principali che ho fatto e abbiamo visto anche la comparazione tra il nostro firing range e il firing range appunto del sistema Lyra. Usciamo e adesso vi faccio vedere un altro pochino di novità rapidamente che abbiamo creato. Qualche piccolo bug, poi entriamo un pochino più nel dettaglio, una decina di minuti, e poi come dicevo, se aveste bisogno di dettagli, perché magari vedete qualcosa che vi interessa, me lo scrivete e creiamo un video fatto su misura. Partiamo dal front-end, perché ve le faccio vedere direttamente. Da lì, allora partiamo dalla schermata di selezione. Intanto ho aggiornato tutti i miei personaggi. Avevamo 4 personaggi, ora ne ho caricati 8. Purtroppo lagga, come vedete i capelli sono un pochino fuori posto, però insomma ho creato un pochino di personaggi nuovi, ma questo insomma diciamo con ottimizzazione mia personale. Fatto questo, ho aggiunto un sistema in cui una volta che ho scelto il mio personaggio non rimane lì come prima che non si capiva appunto se avevamo selezionato o meno il personaggio, torna direttamente alla home page e poi vediamo come fare. Stesso per le armi, ho aggiornato diciamo tutte le armi, da 4 che ne avevamo sono passato a 12 e anche qui ho aggiunto un sistema nel quale torna indietro. Poi volendo potete ottimizzarlo ancora, magari passare direttamente alla selezione dei personaggi, che poi passa alla selezione delle armi, che poi passa alla selezione della partita. Questo qui poi vedete voi, sono tutti gusti personali, ottimizzazioni personali. Poi abbiamo visto, sto leggendo i miei appunti, appunto la creazione delle nuove armi che le ho create qui direttamente su Unreal Engine, non ho utilizzato Maya, Blender e nessun altro programma esterno. Anche qui se volete dei consigli poi non esitate a scrivermi. Come vedete ho ricreato tutto da zero, ma ne abbiamo appunto già parlato prima. Ho creato un nuovo sistema di mirino che abbiamo visto, anche questo ve ne ho parlato poc'anzi, quindi saltiamo. Poi ho creato un nuovo sistema per rimanere in modalità disarmato e per selezionare le armi una volta che iniziamo la partita. E se ricordate, negli scorsi tutorial avevamo sganciato le armi perché dava problemi con l'animazione e iniziando una partita, se avevamo un'arma selezionata, appunto doveva essere sganciata. Ne parliamo comunque meglio dopo. Adesso invece l'arma appunto rimane e passa direttamente all'arma una volta che giriamo la rotellina. Ma questo ne parliamo più nel dettaglio perché è una cosa, un bug abbastanza complesso che volevo risolvere. E poi abbiamo
scusate se torno un attimo indietro, ho un pochino rivisto tutta la sezione dell'inventario e l'ho integrato un po' meglio con le armi. E anche questa cosa qui l'andiamo appunto a vedere un pochino nel dettaglio dopo, però appunto vi faccio vedere che appunto adesso qua non è inserito, dovrei entrare. Fatto, dovrei averlo già integrato in maniera, se non ricordo male, anche migliore di come avevo fatto prima, perché ho creato una nuova modalità di gioco che comprende tutte le modalità che poi andremo a vedere, perché prossimo tutorial parleremo delle modalità di gioco, quindi vedremo magari anche come creare questa modalità di gioco. E ho creato appunto dei nuovi oggetti di raccolta che quando raccogliamo vanno appunto ad inserirsi nel nostro inventario, che ho migliorato esteticamente, come vedete, funziona bene anche con il sistema delle armi, in modo che, scusate, ho sbagliato tasto, possiamo cancellare la nostra arma, rientrare nell'inventario, trovarlo pulito, oppure, insomma, caricare tutte le altre nostre armi, altri oggetti. Insomma, è stato un pochino ottimizzato, diciamo così. Qui compare bene la classifica delle cose raccolte, qui abbiamo tutte le nostre armi. Non possiamo interagire direttamente se non con la nostra quick bar. Quindi poi vediamo se più avanti riusciamo a trovare un sistema appunto anche per avere un'interazione vera e propria. Ok, io passerei, come dicevo, alla risoluzione dei bug ed entrerei un pochino più nel dettaglio appunto di queste cose che abbiamo appena visto. Vediamo un po' di ottimizzazione, un po' di bug, come dicevo, e poi chiudiamo il video e possiamo poi continuare con il nostro percorso come dicevamo. La prima ottimizzazione che ho fatto durante la ricreazione del progetto è stato appunto accorpare un pochino il save game. Quindi se andiamo nella nostra cartella Shooter Game, Blueprints Frameworks e cartella Save Game, appunto dovreste avere quattro file che sono due relativi al salvataggio delle armi, due relativi al salvataggio appunto dei personaggi. Quindi li apriamo. Così vi faccio vedere rapidamente che cosa ho fatto. Come vedete, ho semplicemente importato le funzioni che erano all'interno dall'altra library e le ho accorpate appunto a questa. Oppure potete semplicemente copiarle, duplicarle e cambiare tutti i nomi. Ricordatevi di cambiarli tutti i nomi, comprese le variabili locali che sono differenti appunto per ogni funzione. Se avete poi problemi, appunto, lo possiamo vedere insieme. Comunque, un lavoro abbastanza semplice: semplicemente fare un copia e incolla da una parte all'altra o duplicare queste due funzioni. Lo stesso vale per il save game. Anche qua ho portato le funzioni del character e del weapon selected appunto nella stessa library, cioè nello stesso file, scusate. E fin qui possiamo andare abbastanza rapidi perché appunto non è niente di particolarmente difficile. Altra cosa che volevo farvi vedere molto semplice, si trova nella cartella appunto contenuto, quella globale. Andiamo nella cartella widget, menu, experience e andiamo a ritoccare un attimino i nostri due widget di selezione che abbiamo creato. Quindi ve li faccio vedere entrambi rapidamente, però sono lo stesso principio perché appunto se ricordate erano stati appunto duplicati uno sull'altro per ottenere lo stesso effetto. Qui avendo più personaggi ovviamente ho modificato un pochino la mia cartella qua, la mia gerarchia qua di fianco, però quello che volevo farvi vedere, tolta la sezione grafica che forse è un pochino diversa ma cambia poco, quella poi ve la aggiustate personalmente, è la sezione qui da il tasto di onClicked.
Quindi ogni volta che clicchiamo su un tasto, oltre a fare tutte queste operazioni che abbiamo impostato in precedenza, ho aggiunto un delay di quasi un secondo e torna al front-end. Qui, come dicevo prima, possiamo mettere quello che vogliamo, quindi se volete poi farlo passare dalla selezione delle armi direttamente, cioè dalla selezione dei personaggi direttamente alla selezione delle armi e poi passare alla selezione delle mappe, quello lì poi vedete voi. Diciamo che io al momento ho portato tutto verso il front-end. Quindi selezionando i personaggi si va al front-end e selezionando le armi arriviamo lo stesso al front-end. Quindi da tutto questo nodo di selezione dei personaggi con i tasti, quindi su onclicked, andiamo ad aggiungere appunto questa sezione. Ricordatevi di aggiungere il front-end e questo layer menu. Ok, andiamo oltre, tanto qui sì, è ancora più semplice dalla parte che abbiamo visto prima. Poi possiamo passare direttamente alle armi. Quindi torniamo su contenuto, blueprint, possiamo vedere rapidamente tutte le armi che sono state create. Ora non faccio un tutorial su come ricreare le armi, se poi ne avete bisogno me lo lasciate scritto nei commenti. Ho lasciato ovviamente quello che potevo come le armi base del sistema Lyra, perché non c'era necessità appunto che venissero cambiato solo i colori. Però le armi che dovevo ricreare, per esempio i fucili, ho preferito ricrearli perché sono un po' più belli forse di quelli appunto con la punta quadrata. E poi ovviamente anche i mirini da cecchino sulle armi da cecchino. Quindi qui ho creato la mia arma da cecchino. Sempre questo qua è il fucile dell'Aira, è sempre il solito fucile, è quello del, diciamo, il rifle base che viene fornito. Ci ho aggiunto ho aggiunto un'ottica e ho aggiunto, diciamo, un silenziatore come canna. Andiamo avanti, come vedete, se andiamo a vedere le armi principali all'interno del blueprint. Andiamo su Blueprint Weapons, andiamo per esempio negli snipers. Io qui vi faccio vedere che ho rimosso tutto rispetto ai progetti precedenti, quindi non c'è praticamente più niente. Quindi anche tutte le telecamere di scena che avevamo aggiunto, eccetera, eccetera, le ho rimosse. Se voi volete tenerle, ovviamente tenetele. Io l'ho fatto perché ho creato un sistema di mirino totalmente differente che mi veniva al momento più rapido e più comodo da fare. Quindi se volete poi vi faccio vedere come ho fatto. Lo scrivete anche questo nei commenti se vi fa piacere, è un po' più preciso, diciamo, da un po' meno problemi. Insomma, diciamo che poi questa ottica che abbiamo aggiunto è solo rappresentativa sul fucile, poi non la utilizziamo in realtà quando andiamo a mirare, mentre nell'altro sistema utilizziamo proprio l'ottica. È un sistema fatto come si deve, però insomma c'ha qualche piccolo bug. Precartella Shooter Game Weapons. Io ho creato una cartella Weapon Accessorize che, se l'apriamo, appunto contiene anche oltre materiali e tutto quello che mi può servire per gli accessori. Ora ve le faccio vedere queste cartelle perché, se avete seguito il tutorial, magari ve le trovate diverse perché ho dovuto ricostruire alcune cose. Quindi fate attenzione appunto dove mettete il materiale, ma voi sapete dove avete il vostro di materiale, quindi non dovrebbe essere un problema. In ogni caso, ho creato una cartella Weapon Scopes. Ho creato un'altra cartella che contiene alcune texture, che sono due maschere e un mirino. E ho creato un widget. Questo widget contiene appunto i file, le texture che abbiamo visto prima, quindi una lente, un target e un background. E non ha nessun tipo di codice, quindi è semplicemente un widget di appoggio.
Qui c'è una cartella delle texture che dovreste avere, è l'unica cosa che ho tenuto forse dal sistema delle armi che avevamo utilizzato prima, perché io adesso le armi che avevamo scaricato dal marketplace le ho rimosse tutte per questioni tecniche. E dovreste avere anche appunto questi materiali. E ho tenuto anche appunto questa ottica, che è poi quella che ho utilizzato da applicare sul fucile. Poi andiamo su la cartella Hall, scriviamo GA, un'altra modifica enorme che ho fatto è stata questa, quindi GA ADS. Ho rimosso tutti gli ADS, voi probabilmente avete un ADS e un CM per ogni arma che avete creato con l'ottica. Io invece ho deciso alla fine di utilizzare appunto l'ADS base, di base. E il punto cruciale per il quale potreste forse risolvere i bug che avete sulla vostra ottica, anche se non la ricreate come ho fatto io, potreste risolverli appunto in questo frangente. Quindi quando parte l'abilità, diciamo, quando inizia l'abilità, andiamo a far sì che il sistema riconosca che il fucile valido deve essere quello utilizzato dal giocatore stesso, altrimenti vediamo l'ottica degli altri giocatori, e questo è uno dei bug che potrebbe succedervi con il sistema vecchio. Quindi innanzitutto andiamo ad aggiungere una sezione is valid legato al nostro player character, e quindi se è valido puoi utilizzare questa arma. E io qua ho inserito l'arma che ha l'ottica. Io ho due armi con ottiche, quindi una è questa, che sono un fucile tattico, un fucile di precisione. Se è valido, lo attiviamo, quindi attraverso la scheletal mesh. E abbiamo due opzioni: se fosse falso, quindi non è valido, e controlla se è valido, fosse valido magari l'altro fucile, che se poi ovviamente non è valido, passa a tutto il resto degli altri fucili. Quindi qui nel falso ovviamente dovreste aggiungere, se avete più fucili con ottica, tutti i fucili a seguire. Nel caso invece fosse vero, quindi trova attivo questo fucile tattico o trova attivo questo seeker, si attivano i due CM. Come vedete qua io ho due CM, è quello che ho aggiunto in più. Quindi nel caso volessi andare in terza persona, uso il mio CM di base normale legato all'ADS, quindi quello che c'era prima. Nel caso trovasse un'ottica attiva, usa il CM ADS Scope, che ora poi andiamo appunto a vedere. E una volta che trova questo CM ADS Scope, che ha delle caratteristiche particolari, ovviamente delle curve e dei registri diversi rispetto a questo, attiva anche questo WiScope che abbiamo visto prima, quindi il widget con tutte le texture delle ottiche inserite. Poi abbiamo impostato una variabile che può sempre servire, e l'abbiamo aggiunto al viewport in modo da poterlo vedere sullo schermo. Quindi quando miriamo, fondamentalmente passiamo in questa situazione. E andiamo a vedere rapidamente il CM. Come vedete ne abbiamo due e ho semplicemente cambiato le curve dell'ADS, quindi guardatevi le impostazioni e guardate che sia tutto messo bene, diciamo. Ok, detto questo passiamo al nostro manichino, quindi hero underscore shooter manichin, e andiamo a vedere un attimino le modifiche che ho fatto all'inventario che riguardano anche, diciamo, le armi.
perché ho fatto alcune piccole modifiche che possiamo vedere qua. Intanto, se ricordate, negli scorsi tutorial il problema che avevamo è che comparivano due armi all'interno dell'inventario quando iniziavamo la partita. Questo perché avevamo inserito due volte l'inizio all'inventory, quindi si attivava quando utilizzavamo l'event begin play, perché avevamo aggiunto le movenze femminili al nostro personaggio e le movenze femminili erano poi state aggiunte all'inventario iniziale, e poi veniva attivato dall'event posted attraverso l'add initial inventory. Quindi qui tenetene uno solo, quindi se non avete le movenze femminili, lo eliminate da qui se è stato inserito e riagganciate questo dato qua. Altrimenti, siccome è più importante tenerlo per la parte dell'animazione, io consiglio di sganciarlo dal event posted e aggiungerlo appunto a questo link anime class layer. Questo dipende perché poi vi determina anche un pochino la presa dell'arma quando iniziamo il gioco, nel senso che siccome diamo un'animazione predefinita al nostro giocatore quando deve iniziare la partita, quindi durante l'event begin play, lui inizierà sempre con questa animazione. Quindi se gli diamo un'arma iniziale, crea problemi appunto con l'animazione se non è legata con la giusta. Qua possiamo mettere che abbia la pistola, in realtà poi magari iniziamo con il fucile e si sballa tutta l'animazione. Quindi io ho preferito tenerle in questo modo sganciate. Quindi se iniziamo una partita in questo momento, vi faccio vedere che abbiamo effettivamente l'arma con noi, ma non è equipaggiata al momento. Quindi il giocatore inizia a mani nude e in un secondo momento con la rotellina appunto possiamo andarla a selezionare. Se invece andiamo a sganciare questo Feminine State, possiamo appunto aggiungere direttamente l'arma, quindi viene cambiato, cioè come iniziamo il gioco ha già l'arma equipaggiata. Questo qua a me non crea problemi, potrebbe essere anche uno stile diverso di pensare appunto all'inizio del gioco. Quindi questo è quello che ho fatto. Altra cosa che ho fatto, molto importante, dentro l'Initial Inventory, fino a qui è tutto uguale. Qui ho ovviamente aggiunto più armi di quelle che avete voi perché se avete seguito il tutorial avevamo 4 armi, ora ne abbiamo 12, però il principio è lo stesso. Una volta che viene caricata l'arma, viene selezionato attraverso questo array e poi viene impostata e mandata appunto come add item definition e add item slot. Quindi tutto il resto che è stato fatto, se seguite appunto questi nuovi aggiornamenti, lo potete tranquillamente cancellare e vi rimane qui il tipo di arma che volete inserire, quindi i numeri potrebbero corrispondere a questi, e se mettete 0 inizia disarmato, come abbiamo visto prima, e se mettete 1 o 2, 3, 4 inizia con l'arma che volete, però l'arma poi la selezioniamo attraverso la schermata di selezione, quindi io per il momento lascio disarmato. Se levate le animazioni femminili, come dicevo prima, e lasciate quelle maschili, qui potete aggiungere 1. Mentre questo qua determina in che slot vogliamo che l'arma venga inserita. Se io metto per esempio il 2, che corrisponde allo slot numero 3, quando inizio la partita, la mia arma sarà effettivamente, come vedete nella quick bar qui in basso, nello slot numero 3. Quindi questo determina semplicemente lo slot che volete utilizzare come inizio partita, poi con la rotellina ovviamente lo può sempre selezionare e con la X ovviamente la possiamo sempre scartare e rimanere a mani vuote. Quindi torniamo qui, io rimetto 0 perché lo voglio sul primo slot. E altra cosa che dovete fare, se volete che equipaggi immediatamente l'arma, quando iniziate la partita, ovviamente dovete dire che questo slot deve essere attivo. Quindi la quick bar slot scriviamo set active slot index.
e lo andiamo a collegare. Quindi eliminate le animazioni femminili, riattivate l'event possessed con l'add initial inventory. Aggiungete lo slot 1, quindi vuol dire che viene equipaggiata l'arma nello slot che preferite, e lo rendete attivo. A quel punto vi dovrebbe teoricamente equipaggiare direttamente l'arma all'inizio della partita. Ok, andiamo avanti perché ci stiamo già dilungando veramente troppo su questa sezione, perché volevo parlarvi anche del sistema il sistema della rotellina con il quale cambiamo l'arma. Ho cambiato un pochino il sistema perché appunto se equipaggiamo direttamente l'arma o scartiamo l'arma poteva dare problemi che quando rimaneva lo slot vuoto. Adesso funziona tutto perfettamente, quindi potete guardarvi come l'ho disposto. Questo non è necessario che lo facciate, praticamente ho eliminato i tasti di selezione dei vari slot, non so se ne avevamo parlato, ma ogni slot corrisponde a un tasto. Se schiacciate il tasto 1 selezionate l'arma 1, tasto 2 arma nello slot 2 e con il 3 selezioniamo ovviamente l'arma dello slot 3. Io le ho messe in modo che cliccando il tasto 1, lo clicca una volta mi dà lo slot 1, lo clicca due volte mi dà lo slot 2, lo tengo premuto, ora non ricordo come l'ho impostato, o lo clicco due volte rapidamente, non mi ricordo, oppure quando ho finito, non mi ricordo, vabbè, non ha importanza, passa all'ultimo slot. Quindi questo qua, se volete lo copiate, l'ho fatto uguale, altrimenti andate avanti come eravate impostati, non c'è problema. Ricordatevi ovviamente di attivare l'abilità. Mentre ho cambiato anche questa sezione, quindi ho dato un controller, un componente riguardante la quick bar e gli ho detto semplicemente che con questo tasto deve andare avanti, con questo tasto deve andare indietro e ho impostato anche qui le abilità. Non ricordo se era fatto più o meno così, comunque controllate, in questo modo il nostro sistema dovrebbe essere a posto. Facciamo una piccola prova. Quindi io inizio con un'arma, vado a raccogliere altre armi, posso anche prendere questa che è quella con il quale sono disarmato. Se per esempio cancello, elimino l'arma di mezzo, mi rimane disarmato senza problemi e posso passare tranquillo alle altre armi senza avere problemi. E poi posso passare disarmato perché ovviamente ho raccolto l'arma, questa qui che mi consente appunto di rimanere disarmato. Ok, per questo direi che non ho altro da aggiungere, il video è stato piuttosto lungo, però abbiamo risolto un pochino di bug, spero di aver risolto, di avervi fatto risolvere dei bug, anche se spero inizialmente che bug non ne abbiate avuti, però insomma questo qua è un po' un video risolutivo che ha messo, diciamo, insieme un punto un attimino su tutto il percorso. Abbiamo fatto, diciamo, il punto della situazione e adesso ripartiamo in maniera pulita, anche se ci manca più poco. Prossimo tutorial vedrà appunto le game modes e poi passeremo forse a una sezione di rebranding, anche se è molto semplice, ma forse magari c'è qualcosa da vedere, tipo forse i suoni, se abbiamo tempo, o qualche animazione, eccetera, eccetera. E poi passiamo al multiplayer, quindi andiamo ad aggiungere i server iOS ed esporteremo il gioco. Quindi mancano circa 3-4 tutorial, 5 tutorial, a seconda se sono più o meno lunghi, e abbiamo finito. Scusate se ho fatto questo video, ma mi sembrava doveroso. Spero che vi sia stato utile. Ci vediamo comunque al prossimo tutorial. Ciao a tutti e grazie di aver seguito.